Ciao, ciao a tutti, ben ritrovati sul mio canale. Perdonate l'assenza di un mese, forse due, da YouTube, però ho dovuto fare alcune cose, tra le quali appunto sistemare la mia cucina che ho completamente rifatto. Per chi dovesse interessare il video della mia cucina, è subito dopo appunto questa intro, altrimenti passate direttamente al video della ciambella, anzi del ciambellone bicolore. È un dolce tipicamente autunnale fatto appunto con la zucca, quindi tipico di questo periodo. Vi lascio al video, un bacione e al prossimo. Ciao ciao! Ok, appena si entra, quello che vediamo è il tavolo, appunto con le sedie e la piattaia. Ho voluto la piattaia perché avevo tante spezie e non sapevo dove collocarle. Mi piaceva che fossero a vista e quindi le ho sistemate lì. Sopra c'è un orologio preso da IKEA, lampadario, tutto completamente bianco, una lavagnetta che avevo già dalla vecchia cucina. Scaletta l'ho voluta perché i mobili sono abbastanza alti, quindi mi servono per aggiungere i piani alti, i ripiani alti, anzi. Sulla destra, ho voluto un mobile intero, senza top, perché avevo troppe cose da riporre e quindi le ho sistemate tutte praticamente. E poi c'è il forno e il microonde e il frigorifero. Mentre sulla destra, il resto della cucina, appunto con il lavandino e il piano cottura. Ora sta andando la lavastoviglie, che è esattamente lì, che non avevo prima e che veramente mi è tornata utilissima. Queste sono le tendine che ho preso da Maison du Monde. Se vi interessa sapere dove ho preso varie cose, insomma, se siete interessati, basta chiedere. Ok, questo è quanto. Spero che vi piaccia e noi ci vediamo al video del ciambellone. Ciao ciao! Visto che siamo ad ottobre e tra poco è Halloween, avevo pensato appunto a una ricetta tipica di questo periodo, appunto c'è la zucca. È un ciambellone bicolore, appunto alla zucca, appunto tre volte, va bene. Ok, gli ingredienti per questo ciambellone sono 300 g di farina 00, 15 g di cacao amaro, 3 uova medie, 300 g di zucca, chiaramente pulita e fatta a pezzi, 200 g di zucchero di canna. Io uso quello completamente grezzo, che preferisco, ed è abbastanza umido, lo riconoscete da questa caratteristica. 70 g di olio di semi, ho usato quello di girasole, un bicchiere di gocce di cioccolata, sono più o meno 90 g, una bustina di lievito per dolci e un pizzico di sale. Per il procedimento metteremo tutto lo zucchero di canna e le 3 uova. Mandiamo alla planetaria fino a quando il composto non sarà diventato montato e spumoso. Nel frattempo che le uova montano, noi mettiamo praticamente a cuocere la nostra zucca. Preriscaldate il forno a 180 gradi, preparate una placca con della carta da forno. Ci mettiamo sopra la nostra zucca e la lasciamo in forno finché non sarà abbastanza ammorbidita. Montare lo zucchero di canna molto grezzo non è molto facile, per cui se avete una planetaria lo mettete lì, lo lasciate andare, per cui anche 15 minuti, 20 minuti voi fate altro, che so, nel frattempo io ho imburrato lo stampo per ciambellone con appunto del burro e della farina, ho lasciato chiaramente andare nel forno la zucca che qui è pronta. La zucca non deve essere assolutamente morbida, ma deve essere ancora abbastanza soda e poi andremo a frullarla. E come vi dicevo appunto prima, se dovete fare questa operazione a mano oppure con le fruste elettriche, ma sempre a mano, vi conviene comunque utilizzare uno zucchero di canna meno grezzo, quindi semolato, in modo tale che andiamo a semplificare l'operazione. A questo punto andiamo a frullare la zucca. Frullatore, volete farlo a mano con una forchetta, chiaramente tenete molto di più la zucca in forno, fatela diventare abbastanza morbida in maniera tale da schiacciarla bene con una forchetta. Adesso la zucca alle uova montate,
con lo zucchero, ovviamente. E io vado a metterci un tappino bello abbondante di rum con dentro l'estratto di vaniglia. Se non avete chiaramente rum con la vaniglia, usate della vaniglia liquida, dell'estratto di vaniglia o anche una bustina di vanillina. A me piace usare il rum perché dà anche un profumo più particolare a tutto. Fatto questo, lasciamo andare ancora un mezzo minuto il tutto. Ora andremo ad inserire poco alla volta i 300 g di farina. Ora andiamo ad inserire la punta di un cucchiaio di sale. E l'olio. Bustina di lievito e lasciamo andare. Ok, adesso che abbiamo mescolato il tutto, andiamo a mettere metà del composto nello stampo per il ciambellone. L'altra metà invece la mischiamo al cacao e andiamo nuovamente a mescolare. Nella parte del cioccolato, se volete aromatizzare ulteriormente, potete utilizzare della scorza d'arancia ovviamente biologica. A me piace tantissimo abbinare la cioccolata con l'arancia. Darà un profumo in più e anche un sapore migliore, ovviamente. A questo punto mettiamo sulla parte bianca, bianca per modo di dire, visto che lo zucchero di canna l'ha colorata ulteriormente, ci mettiamo la nostra parte al cioccolato. Per concludere, andiamo a mettere sulla torta le gocce di cioccolato. Queste chiaramente con la cottura tenderanno a finire anche sotto, ecco, per cui non preoccupatevi di metterne troppe. La torta è pronta per essere infornata. La forneremo a forno preriscaldato a 180 gradi dai 40 ai 50 minuti. Ovviamente controllatela dai 35 in su, controllatela sempre, inserite lo stecchino per vedere a che punto della cottura è. Se vedete che la superficie si scurisce troppo, a un certo punto metteteci sopra della carta forno. Allora, quando sformate la ciambella, assicuratevi che sia completamente fredda. Più sarà fredda, più sarà morbida. A me ci sono voluti più o meno 35 minuti per la cottura. Ecco, questa è la ciambella finita, viene praticamente un cuore di cioccolato. Ed è veramente buonissima e più la tenete e più diventa soffice perché si inumidisce sempre di più. Fate questo dolce perché è veramente buono. Io vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Un bacio a tutti.